Vede tuo Signore, il nostro Dio, vede l'universo che ha creato il pane. Prendete, mangiate. Questo è il mio corpo che viene sacrificato per voi. Fate questo in memoria di me. Benedetto Signore, nostro Dio, Re dell'universo, che hai creato il frutto della vite. Bevete, poiché questo è il mio sangue che verrà sparso per voi l'umanità, per la remissione dei peccati. Padre, conserva nel tuo nome benedetto quelli che mi hai affidato e non soltanto loro. Proteggi tutti quelli che avranno fede in me attraverso loro, perché io sono la via, la verità e la vita. Intanto Giuda il traditore, che conosceva il posto in cui Gesù si era recato con i suoi discepoli, giungeva, e con lui una folla con spade e bastoni. E lo baciò. Chiedilo a quelli che erano con me.
non lo so se non lo vedo. Questo è il centro e siamo tutti d'accordo, però cari fratelli miei, questo non è un processo contro la tua. Il Signore è uno e fatto apposta. E siamo tutto dal procuratore Poggio Pilato. A noi spetta il giudizio definitivo su questo bestemmiatore. Gerusalemme per la Pasqua e trovo una piazza piena di staccioni che urlano e tu mi dici ben arrivato. E poi cos'hanno questo tanto lontano? Voglio che sia liberato Barabba, come vedi la folla è incitata dai giudici. E credono che io urlando possa influenzare il giudizio. Prendi gli uomini e salva la folla. Io sono stanco da un viaggio e tu ancora, mi vuoi dire qualcos'altro? A parte Barabba, c'è un'altra questione che tu devi esaminare. Un'altra? Caio ti ha fatto pensare a mio fratello e giudica a caso una sua sentenza. Di una certa urgenza? Di una certa urgenza per l'uomo? E poi chi sarebbe mai questo profeta? Non dare l'era, sembra che farebbe l'ora di... Governatore, ti faccio una rivelazione del Signore della Sera. Voglio che sia molto più caro. Fateli venire, portateli qua. Pilato, adesso avremo una volta. Ma prima dobbiamo andare a Londra. Cosa? Dobbiamo andare a Londra loro? Secondo la loro religione, non possono entrare nella cosa di Dio romano. Specialmente per ora, che siamo sotto la Pasqua. Che fa? Hanno paura di contaminarsi, forse? Va bene, facciamo una cosa. Mi dicevo qui fuori da quello, va bene? Assumerci la fede del popolo, del nostro Dio e la legge di Mosè. Le vostre questioni religiose non sono di mia competenza, per cui giudicate. La nostra legge non ci consente di condannare a morte nessuno, ma per la legge romana voi potete condannare a morte per una questione religiosa. Io non sono un giudeo e noi siamo i sacerdoti della Vangelia che ha portato a morire. Ascolta la mia parola, bestemmiatore. Cos'altro ancora non ti ascolti?
cinti tuo! Mi perdono pure, ma lui ha affermato di essere re, non voi.